Sono dei ragazzi vostri compaesani, ragazzi della vostra parrocchia, quindi incoraggiamoli con un caldo applauso, vi lascio in loro compagnia. Buonasera. Signore e signori, buonasera. Siamo qui per presentarvi delle scenette preparate da noi ragazzi, cioè un gruppetto che da tempo si sta riunendo nel salone parrocchiale per portare avanti un certo discorso. Ed ecco con il primo sketch. Il grande Antonio De Curtis, in arte Totò, affermava che i napoletani hanno nel sangue l'arte di arrangiarsi. Questo sketch ne è una prova tangibile. Ascoltate attentamente e capirete che sta da fare campà. Ecco a voi Filomena e Antonella. Buonasera. Buonasera! Ma sei detenuto? Sì, va a Firenze! Sei la festa? No, Peppe, ci stai! Ma lo sai che prima di entrare si suona? Vabbè, una festa con il volto giratino! Ma chi la manda? A me, mio fratello! E chi è tuo fratello? Chi è la tua figlia di mamma? E chi è tuo padre? La moglie di papà! Ma voi vedete che si passa? Che giornata che ha schiarato stamattino? Ma chi siete? Da dove venite? Io vengo a coppia da come tu, sono come figlio di Ciomusci, che non manca nulla. Non ho capito bene, ripetete. Guardate, ma non manca capisci che... Ma sta così, venga a coppia da come tu, sono come figlio di Ciomusci, che non manca nulla. Ah, sì, sì, questa faccia non mi è nuova. Grazie, te ne 40 anni. È vero, ma... Cosa vuole? Ora mi ricordo! Lei è venuto per quel posto di lavoro di suo fratello. Comunque suo fratello è tutto a posto, stamattina ha preso posto con l'assistente veterinario. Signor commendatore, mio fratello oggi a mezzogiorno è stato cacciato. Ma perché? Cosa ha combinato? Solo perché ha visto un'altra sporca e ha lavato, vatta a muore. Perciò è morto ignorante, perché i gatti non si lavano. Ma che non è morto quando ha lavato? Scusate, ma loro sti gatti quando è morto? Quando ha fatto su! Ma vada via il levante, vada via nel suo fratello. Grazie e buonasera. Buonasera. Allora, adesso ci saranno alcune barzellette. Ed ecco a voi i consigli medici, Mino e Carmine. Applauso! Grazie! Faccio via da corrente. Buona ma! Ma che lo sa, eh? Ma chi è questo? Buonasera, consigli medici. Qui il dottore Arepan Sigaruf vi darà tutti i consigli necessari per questa sera. Buonasera. Dream, dream. Pronto? Tutto, buonasera, sono povero picciani, mi fa male o no, ho fegato non mi funziona, a mezzo mi brucia, e coscio mi trema, a capo mi sbaglio, e brucio ne pozzo mi picchio. Tutto, che mi consigliate? A vito cimitero. Ma cominci la amicizia. Allora, posso parlare in talanicano? Allora, ci sei una volta, no? Ci sta un mirlo e una merlo. Facette la sera un mirlo e una merlo. Facette la merlo. Un'altra sera. Facette la merlo.
Comunque passerò un sacco di sera, come se ci passeriamo. La sera facetto la perla. Lo faccio dare l'avvocato. Ah, allora, ci stavano tutti fuori ospedale, no? Buonasera, una mattina, veramente, decidetto un... andiamoci a fare la camminata in due mercati. Comunque, chi si mettiene un mercato? Passava una bella signorina, facevano i killer. Ah, com'è po'! Ma che lato che si è a fianco, guardavo sotto, ma chi stanno te provate proprio? Ma niente, da voglio. Ah, com'è po'! Ma chi la fa guarda sempre su, è passione talmente che li guaglioni, chi li face sempre a sta cosa, chi là che sei a fianco ci passariamo, però è tra due bestie, un animale di me, passava la guaglione, facevi sempre orattuso, ah com'è po, e chi non la guarda sempre su, mo all'ultimo passava una bella guaglione bionda, la minicon che serve proprio a buona, facendo visto, ah com'è po, facendo bestione. Oggi quello che so è buonissimo. Grazie. Andiamo avanti. Generalmente si va a scuola per imparare. È difficile immaginare che un insegnante sia insegnato dai suoi alunni? Per noi no. Ed eccone la prova. Anella, Assunta e Antonella e Rosalia. Rosalinda. Uè, guarda chi si rivede, vieni, vieni avanti, cretina. Mi hai chiamato? Sì, per controllare se sei diventata un po' meno cretina. Fammi qualsiasi domanda, io so tutto. Allora dimmi, che cos'è il cavallo? Il cavallo è un asino che è andato a scuola. Ah, e perché il mare è salato? Il mare è salato perché dentro ci sono le acciughe. Pesci sono muti? I pesci sono muti per il semplice motivo perché hanno l'acqua in bocca. È più importante il sole o la luna? La luna. Perché? Perché la luna fa chiaro di notte quando già è tutto scuro, mentre il sole fa chiaro di giorno quando già è tutto chiaro. Brava! Allora, tu non troverai mai un lavoro. Invece l'avevo trovato, ma dopo un quarto d'ora che lavoravo mi hanno licenziato. Ah, e che cosa facevi? Mettevo dentro ciascuna scatola 50 fiammiferi. E perché ti hanno licenziata? Perché io sono una persona precisa, scrupolosa e più coscienziosa. Ebbene? Ebbene, prima di mettere in ogni scatola 50 fiammiferi, io li provavo tutti, volevo vedere se funzionavano, capisci? Brava, brava! Scusate! Sì, volevo sapere che cos'è la grammatica. Ecco, io veramente... Coraggio, la grammatica, eh? Quello che vuoi tu. No, la grammatica si dice l'arte. È l'arte? Che insegna. Che insegna a leggere e a scrivere. La grammatica è l'arte che insegna a leggere e a scrivere, visto che lo so. Ah, e allora saprai che la parola uomo è un nome comune. E come? La parola uomo è del comune, mica del municipio. Ah, bravo, del municipio d'Egitto. Ah, sì, sì, del municipio d'Egitto, mica del Paraguay. Allora, la parola uomo, di che genere? Alimentare. I maschili, ignorante. Maschili ignorante, volevo dirtelo. Zero in grammatica, passiamo alla geografia. Io passo dove mi pare. Quali sono le cinque parti del mondo? Facilissimo, le quattro parti del mondo sono tre, Europa e America. Brava, vai via. Vieni, vieni avanti, cretina. Salve. Mi ha chiamato? Sì, per sapere se sei sempre la solita cretina. No, oggi non sono la solita cretina, sono un'altra cretina. Tanto è vero che voglio mettere io alla prova la tua intelligenza. Ah, figurati, a me puoi fare qualsiasi domanda. Vedremo. E tanto per cominciare, dimmi che... Scusate. Che fini. Allora, beh, io non mi sai dire l'età di una gallina? Come mi fa sapere l'età di una gallina? Non lo so.
Le dà dentro una gallina, si capisce dai denti? No, le galline non hanno denti. Ma chi la mangia? Sì, e se la gallina è vecchia, ci vogliono altri denti che... Ho capito. Mi senti a cosa servono i boschi? Prima di tutto i boschi servono a fare tante cose. Sì, tante cose. Ma prima di tutto a cosa servono i boschi? Prima di tutto? Ignoranti, i boschi prima di tutto servono a fare le piante. Roba da pazzi. Mica da. E mi sai dire perché Giuseppe Garibaldi portò le bratelle bianche, rosse e verdi? Per il patriottismo, semplicissimo. No, portava le bratelle bianche, rosse e verdi per tenersi i calzoni. Allora, vai, calma. Me ne vado, devo andare a svegliare il mio gatto. E perché lo vuoi svegliare? Perché si è addormentato con il motore acceso. Ma che dici? Dico che il mio gatto si è addormentato con il motore acceso, sono due ore che fanno. Prima, scusi, mi dai 1000 lire? Cosa ti serve? Io le voglio dare un uomo che grida l'angolo della strada. Poverino, ecco le 1000 lire. Grazie. Scusi? Sì? Ma che cosa grida quell'uomo all'angolo della strada? Carmine Scolimo! Delle comunicazioni cellulari che ce le presentano Mino e Stefano. Grazie, grazie. Oh, manco Maradona, ma c'è tu stai. Allora, ci sta un avvocato e un rombascatolo per telefono. Chi è? Oh, cazzo! Pronto, chi è? Oh, cazzo! Pronto, chi è? Oh, cazzo! Avresti modo che chiama. Ma tu hai rotto cazzo! Avvocato! Ma lei come si permette una persona come lei di dire questa cosa a me? Ma perché lei chi è? Oh cazzo! No, sono una! Ma non è niente! Dice... Aspetta! Ci stava allora il direttore di Numanicopi, passa chissà, il direttore di Numanicopi ci ha detto, mamma fa una cosa, ma caccia il cocco pazzo, che ci sono troppo a soldi. Allora è finita la prima cella, ci stava un pazzo con coniglio in mano. Mamma! Ma chi sta è proprio scemo, c'è il direttore. Passa anche a presa. O pazzo con coniglio in mano, coppa una rota. Mamma! Qua chi sei proprio scemo, dice, passiamo a chi l'ha preso. Entra la terza cella, ci seguo pazzo con coniglio in mano. Bello, come si bello, bello, morto su coniglio è bello. Oh canto, chi sta mamma, chi sta roba buona, Ma perché, che succede? Chi le compagni tuoi con coniglio in mano, mamma, ci hanno partito, mamma! Grazie. È risaputo che l'Italia è un paese molto ospitale e accomodante. Su quest'ultimo punto posso permettermi di dire che nel nostro amato stivale si tende a drammatizzare tutto. Si arriva al paradosso che anche subire un furto può essere accettato con favorevolezza dal derubato e anche il ladro può essere trattato con gentilezza. Ecco a voi Carmine, Stefano e Sabatino. Come ti chiami? Allora, adesso parliamo di un furto di una macchina. Papà, che? Papà, si è rotta la macchina. Che?
Ma come ci avevano qua? Papà! Che? Papà scendete! Che? Papà sta rompendo la macchina! Ma vatta col cuore con muore suo! Papà si stanno rompendo la macchina! Non si entra niente di furto! Ma vatta col cuore con muore suo! Papà! Ma che puoi? Ma come papà se roba una macchina non fa niente? E chissà c'era una mona? Scena a basso. Scena a basso. E corre a presa. E corre a presa. A così ce ne pare capisci. A così? Buffa. A così rimane mattino, i giornali invece di stare sempre rubato la macchina, porta sempre rubato il padrone. Ma vatta col covo. Allora tu fai rubare la macchina senza riuscire niente. E che già fa? C'è già... Ma già fa rubare la macchina e ma già faccio il cuore. Ma vatta col covo che muore su. No? Papà, se non sta niente, state zitto. Che la sinistra fa tu no? Non la faccio. Papà, papà, sta adesso un merito, non la fanno la mia. Quanto c'è chiave? E che sotto è chiave? Quanto c'è chiave? Ma così se no muore. Ma sotto una scarpa. Così se roba pure la scarpa. Quanto c'è sulle chiave? A te po'. Grazie, grazie. Grazie. A te po', ti ne pega. Chiamala prima. Mario, Mario. Dai, fratello, cucchiamo. Si senti colpa in giro per te figli. Disgraziato, non avevo ragione. Che sei non fedente. Tu stasera ci fai a cire. Ma come chiama? Mariuolo. E come la c'è chiamata? Rice, signor Mariuolo. Signor Mariuolo. E poi? Signor Mariuolo. Papà mi manda le chiavi, buona passeggiata. Signor Mariuolo, papà mi manda le chiavi, buona passeggiata. Papà l'hanno avuta. Ringrazio a Dio. Poi giù, fa faccia a fare. Dicele che non c'è sto. Chiama a fare da giù. Dicele che non c'è sto. Vogliamo a fare, sì o no? Disgraziato, ne è fedente. Buonasera, che volete? Ma cos'è? C'è sta l'altra del cop? Ma se ricerti o giù, sono roba, mo porto un cop, mo con la companiera, pigliata. Ma cos'è? C'è sta l'altra del cop? No, ma amore di Dio, che stanno certi vogliono che la sera robano e lo stai perciò mi sogno in coppa, mo scendo con la paniera. Ah, c'è perché la piglio? No, ma amore di Dio. Ecco. Pigliate. Ma che te lo pagù? No, tengo un cacciottiello per cerillo, che non manca il look, è festo come padrone. Dori, costeri. Grazie. È facile emozionare. Dori, che steri, te lo pagù. È un canguro. Ma non si porti più. Poi si porti dalla Pioneer. Che lo sapevo, maronna, fanno le chiuse. Guarda, quella c'è la faccia a picciolusa. C'è neanche a te lo sta benzina, no? È poca benzina. È poca? È poca. 50.000 lire, basta. Basta, no? Grazie. Sta in terra a motore. Sta pure in terra a motore. Dori, che sta in terra a motore. 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 Auli mi fa cuncione. Auli mi fa cuncione prima. La facciamo a cuncio. E che la facciamo? La facciamo a cuncio, la portiamo a donna meccanica, non mi ha speso osta. A che stura? E perché è tardi? È tardi, sì. È tardi? Che già fa? Mi fa una cosa. Arrangiato con questa loca, la prossima volta che venite faccio due annate nuove. La prossima volta? Ma anche con la prossima volta non sapete la cosa. A così sporca la dirai? Creature sono, non è colpa mia. Ma rimane a fare una fatica con la polizia? Non fa che pazienza, guarda la parola, se la scelta di mele che dite che fa? Che scelta di mele? O dai, rimane a terra? No, sì, mettetelo in loco, per finire che rimane una trocciuna. Vuole fare? Iate. Se lo rimane. Ma anche cane! Brigadier! Chi è? Corri! Chi è? O Mariuolo si è rubato la macchina!
Noi cerchiamo Jenny Esposito. Sono io. Sono un padrone della moglie. Venite con noi. No, andate su lui, va a morire, sto con pigiama. Ti do ragione, venite con noi. No, andate su lui, non vi preoccupate. Dovete venire con noi, siete in arresto. Io? Sì. Perché sono stato troppo scemo e mi ci ho fatto rubare la macchina. No, siete stati denunciati da tutti gli inquilini di questo palazzo. E perché? Perché state facendo un casino a Roma, non ho fatto rubare a nessuno. Pure. I che guai, Mariuola? Buonasera. Buonasera. Sicuramente tutte le casalinghe sono andate almeno una volta a fare la spesa al mercato generale. Penso comunque che nessun venditore si è mai trovato a contrattare con un acquirente così isterico e balbuziente. Rina e Antonella. Buonasera. Tu sì, vorrei un pan. Ma guardi, lei si sbaglia, io non vedo trombe. Ma no, io desidero un pan. Ah, ho capito, desidero un pappagallo, la servo subito. Ma no, io volevo un paio di can. Un paio di calzerotti? No, non ne teniamo. Sa, vendiamo solo volantini noi, non siamo merciai. Ma insomma, cosa capisce lei? Io voglio un camo. Una coppia di canarini, ho indovinato? No, non ha indovinato nulla. Io voglio un camo. Calci, una coppia di calci, ecco che cosa vuole, gliela do subito. Bravo! E ce lo volevano togliere! Monumento alla negligenza e alla non professionalità. L'hospital, per dirlo all'americana, oppure ospedale, per dirlo alla sanfeliciana. È luogo di culto e di preparazione all'aldilà. Meno male che lassù c'è qualcuno che ci ama e qua giù c'è qualcuno che ci fa conoscere le nostre sventure agli altri. Filomena e Angela. Buonasera, a causa di un'indisposizione di Bruno Vespa vogliate gradire me in sostituzione. Mi trovo qui presso l'ospedale di San Felice, mi trovo qui per intervistare un ammalato, ecco che mi avvicino. Buonasera. Buonasera, ma voi chi siete? Io mi chiamo Gennarina Lambretta. Ma portate un poco, oggi arriviamo mai da casa. Ma che cosa? A Lambretta, non preoccupate, me la faccio ruba. Ma cosa avete capito? Io sono il giornalista Gennarina Lambretta. Della rete 2. Ah, rete 2, allora dice l'uno e si punti di doia. Ma di che cosa? Di rete, cantiamo Mago Materazza. Ma cosa avete capito? Io sono il giornalista Gennarina Lambretta della rete 2 della televisione. Ah, televisione, allora mi stanno guardando a me per televisione. Certo, le stanno guardando tutti, onorevoli, ministri, politici. Oggi. Ne approfitti se vuole dire qualche cosa. Ma veramente? Però, sta gente che ha diritto buio, è vecchio né tenente, hanno soltanto sul prometto e non fanno mai niente. Scusate, posso dire una cosa al marito? Sì, prego. Ianna, ti mando a Maggio Cagli, 3 soldi un numero banculotto e porti mezzo chilo di caffè, che a casa ho finito in continuazione, infermiera. Senta, ma come mai al posto di stare in camera stai in corsia? Gli tenga l'autorizzazione speciale, questa è una corsia professionale, capo non sta solamente chi la danna. A quelli dell'azienda tranviaria? No, chi la danna, cioè che hanno fatto la domanda l'anno scorso. Ma il trattamento qui com'è? Non ci vogliamo andare a mandare. Quindi vi trovate bene? No, non ci vogliamo andare a mandare, sennò che li zomba perdere infermiere, cioè in continuazione. Ma la biancheria ve la cambiano? Tutti i giorni. Quindi avete la biancheria pulita? No, ma che tu capite, capizziamo una cosa buonata. Che la biancheria ci accogliamo lui. Figurate che c'è pelle in giorno vecchia a fianca, che si faceva sempre sotto, aggiustato tre giorni nell'umidità. Scusate, per non sapere i fatti vostri, ma vi portano da mangiare? No, a marito mi tutto i giorni. No, dico l'ospedale, vi porta da mangiare? Sì, quando non fanno sciopero. Allora, e perché non lo fate per voi uno sciopero? Adesso fanno uno sciopero, ma non potremmo fare. Dico perché? Perché non lo potremmo fare, perché il capo 3-4 mesi facciamo i VIP, non è malato. Senta, ma allora mi vuole dire che cosa le danno da mangiare qui? Cara, se ogni giorno mi portano la pasta asciutta. Beh, la pasta asciutta è buona. La pasta
pasta sciacquata, senza sugo e senza niente. E la sera? Alla sera mi portano il brodino e il formaggino mio. Beh, il brodino e il formaggino mio? No, solo il brodino mi portano. E poi avete detto anche il formaggino mio? Sì, il formaggino mio, mi porta marito e me la casa. Quindi, quindi mi mangio... Mantengono leggeri. Sì, ma non credo la coppolietta. Ma voi non ce l'avete il letto. Appunto, non avete paura. Ah. Allora, ma voi che state là a terra, trovate difficoltà quando lavano? No, che quando lavano, non l'hanno mai lavato. E che ne so, io lo chiedo a voi. Che non l'hanno mai lavato, che per 3-4 mesi non lavano mai. Senta, ma in sostanza il servizio com'è? Detto che apprendi che sono pronto soccorso. Sono incontro alla malata. No, che tu capiti, che quando arrivano pronto soccorso, tutti si squagliano, chi corre là, chi corre a casa, se ne vanno. Senta, ma lei perché è qui? Io facevo la vetraia. Che c'entra? C'entra. Allora, a me non andato in ospedale, mi hanno chiamato e mette l'astra. Allora, mi metto in ospedale, mentre attesagliano terzo piano, vanno all'infermiera e mi fa, scusi, ma lei dove va? E ricetta ci ne mette l'astra, che la zomba verde la mette una cosa monata, come urtante aneatologia, e da tanto ne ha giusciuto chi vuole. Ma forse le stanno facendo degli accertamenti? No, non mi stanno facendo, però non mandate i carabinieri a casa. E come... Perché cantano e stringa. Ma come, in ospedale non ci sta l'aria che stringa? No, detto non ci sta l'aria. Ma come mai? In ospedale non ci sta l'aria? No, ci stene, però sappi che la zomba vera tra infermiere, queste cose è il cazzetto. Allora non mi stanno facendo nemmeno degli accertamenti. Sì, me stanno facendo, però non mandate i carabinieri a casa mia. Però a c'è... voce. Me stanno facendo a voce. Come a voce? Hanno mandato i carabinieri a casa per accertamenti. Ah. Se pensi papà e un nonno stavano buono. E il risultato come esce? È positivo! No, se è così l'anno prossimo a Natale mi devono pure operare! E perché l'anno prossimo? È perché stanno accendendo prima e me! Ci capivi, ma dico, perché proprio a Natale? Perché sì, ma ora le mene mi fanno ricordare i festi, che sono intelligenti, dici! Scusate, ma allora qual è l'unico vantaggio che trovate qui in ospedale? Perché il mamma adesso fa salute! E perché? Perché stiamo sempre poco buoni. Ma i soldi in questo ospedale arrivano? Sì, arrivano, però non sappiamo che fine fanno. Scusate, ma loro chi si roba? O può se ne prenderà a me, non ci capisco. Ma loro quando le daranno il letto? Mai? E mi pare che da sto periodo hanno fatto un festival, siamo messi d'accordo con Pippo Baldo, ma non ci saranno 12 lietti. Vedete che Pippo Baldo muove, sono ancora 5. No, guardate che sono 12. No, sono 5. Allora sono rubate, c'è le prime 7 lietti. Che ne so io? Allora possiamo chiedere la grazia a Raffaella Carrà. Anche lei va sempre alle 5 col cavaliere. Ah, pure? Allora chiediamo grazie al cavaliere, si piglia tanta gente, si piglia un ospedale con Battista in protezione. Almeno non c'è un ministro, c'è papà. Ma scusate, ma come fa? È semplice facendo il conto, è semplice. Allora, Pippo Baldo dove andrà? Canale 5. E sono 5. Raffaella Carrà a Ruascio. Canale 5. E 5, 5? 10. Voi alla dritta dove sta? Rete 2. Rete 2. 10 e 2? 12. Sono 12 letti, vi trovate? Sì, sì. Tutto ok? Sì. Ah, però voglio dire una cosa, sì, se 12 letti ci siamo nati in omaggio, fate buono perché che stanno guaiato, brito, no? Sì, comunque io vi ringrazio per l'intervista e arrivederci. No, no, che arrivederci, fate reclamo, fate pubblicità, no? Sì, farò reclamo, non vi preoccupate. Ve lo giuro sui vostri figli, che stanno guaiato. Ma io non ho figli. Su vostra moglie. Io sono sposato. Su vostra mamma. Sono orfano. Guarda, ma manno cano ho tenito o no? Manco cano, tengo. Ah, ti faccio ne ha figlio della mulla, ma ora stiamo qua. Fate un presto, perché che stanno guaiato. Facite un presto, fate reclamo. Sì, sì, non preoccupate. Facciamo un presto. Ci fanno gli attacchi. Facciamo un prezzo, tutto, che stiamo guaiate. Sì, sì, non preoccupate. Facciamo un prezzo, se no qua facciamo un frullato in diretta. Sì, sì, e adesso ci sono musicali. Comunque abbiamo finito, grazie, arrivederci. Ci sono altre frazzellette. Ecco voi Stefano e Carmine. Ammut!
tutto d'attore. Giuo, chi si ha rubato Porci? Sì, ma quanto sei da lì? Giuo, chi si ha rubato Porci? Sì, ma quanto sei da lì? Ma fammi fare una prova. Sì, pre, chi si è fottuto sto oro? Giuo, ancora, ma non si sente niente. Adesso andiamo avanti con l'ultimo sketch. L'Italia è una nazione perennemente in crisi, visto che i vari governi, che via via si susseguono, non riescono a risanare con manovre e manovrine la crisi economica che ormai convive con noi e forse morirà con noi. Speriamo che questo nuovo candidato riesca a portare al Parlamento la voce della gente. Che non è ignorante come si crede. Ascoltate con attenzione e poi tutte alle urne. Mino e Carmine. Che c'è così che sei felice. Ma ci candidate? Presidente, siete belle! Presidente, siete me! Presidente, stiamo ancora cucinando che mancano noi! Presidente, la gente sta luccando, allora è pronto il suo discorso! Sì, è pronto, è pronto! Presidente, ma l'avete scritto voi! No, veramente, fatte buone. Con me fatte buone. Tante cose che ho promettito, se sempre che... No. E già, adio. Buonasera. Popo, popo. E crea una macchina. Popolo. Io quest'anno mi sono cagato, mi sono cagato. Io ci ho sentito una puzza, da cagato sotto. Mi sono candidato per questo comune. Comunque vai avanti. Comune. E sarà il PB, e sarà il PB. Perché non tiene? Il piacere, Titti, Titti. Titti, vieni a qua, chi sono a te? Titti essere. O non essere, questo è il problema. Titti essere è eletto, ma un se. Ma grazie, Roma! Poi però la via sembra ma un zette fa come l'anno scorso. Scorre per tutta parte, presidente, sei tubatura. Come l'anno scorso, che mi avete lasciato allo scuro, Non avevi paura, che stai da picciamma la luce? Allo scuro. Io tengo tante cose. Ho sapimmo che dire tanta corno tu che manca una sporta di marrozzi. Tante cose da proporvi. E ci. Salute. E ci vorranno i vostri voti per eleggere il sindaco giù. Più giù? No. Più su? No. Allora è l'avanza, più lo mandi giù e più di dire su. No, il sindaco giusto. E io che già sono figlio di Mimì. Lo sapimmo che sia figlio di Mimì. Figlio di Mimì ministro. E quindi essendo figlio di Mimì ministro mi tengo anche figlio di deputto. Di deputto. E puttana, tanto tutti i ministri ho figlio anche la gente allora. Di deputato. E così ho. E così ho. O così, o così. Così ho, se voi mi eleggerete... Chi? Noi? A te? Devo dire proprio eleggeri! Se voi mi eleggerete, io vi prometto che non sarò più cagano, Cagaglio sei tu, scurnaccia! Cagari, fratelli, io vi dimo... Non importa, c'è il pazzo po' di scocca da voto! Io vi dimostrerò che non sei solo di papà! E no, c'ho pure mamma! Solo di papane, ma anche di soldi. Se io fa buono non ci va cose di soldi. Di soddisfazioni. E vi prometto che insieme faremo 3-3. Diana Black Cop. Tre cose.
Primo faremo la fama, faremo la fama. Ecco, caspita, noi già siamo a questi 50, ci va a fare pure la fama. Faremo la fabbrica più grande della zona, più grande della zona. Che la zocca le sorda. Della zona. Ah, ok. E per lo spo, e per lo spo. Usa da schifo bianco non si può. E per lo sport. Per lo sport farò una grande pisci. Farò una grande pisci. E cavolo, fallo che bello. Farò una grande piscina. Per i vostri pa, per i vostri papà. Tu ne sei una zuppetta. Per i vostri bambini. Ecco, concludendo, grappa bocchino, sigillo nero. Ecco, concludendo, se voi mi eleggerete, io non sarò più candidato per la provincia, ma bensì per il comune, ma bensì per la provincia. E insieme a me diventerete anche voi uomini di me, uomini di me. Oi, a me merito, a buscare l'ordine tutto. Uomini di merito. E ho finito, buonasera. Tu. Ma che le sparre che sta passando il treno? Hai te sparre? Ma prendi che va sotto treno, sto a me merito. Comunque devo finire, dice, comunque abbiamo fatto a botte. Fino ad ora questo che abbiamo fatto dobbiamo ringraziare un'unica persona, Guadagnino Vincenzo. Discorso, discorso, oi Avenini, vieni qua. È rapido, subito va, le roba a buttare a scuola due. Arriva in morte.